cittadini che sentono il paese corrotto hanno una sfiducia nei confronti delle istituzioni. Dire così genericamente ma si tratta di percezione è sbagliato, è come quando noi ci approcciamo nei confronti della sicurezza e diciamo i cittadini sbagliano a percepire l'insicurezza, però la percepiscono, ci dobbiamo porre il problema perché la percepiscono e lavorare perché non la percepiscano più. Gli effetti sono la sfiducia che è la cosa più preoccupante, che alimenta ulteriormente la corruzione. Alimenta la corruzione, perché se ho sfiducia nei confronti delle istituzioni proverò sempre a utilizzare i vietnamesi. Alcuni indicatori li abbiamo già avuti, per esempio in materia di appalti abbiamo già presentato un lavoro più di un anno fa che individuava una serie di indicatori nel sistema degli appalti. Il tema degli indicatori è che ovviamente gli indicatori hanno una caratteristica anche limitata per settore, è difficile trovare indicatori sul piano nazionale, ma gli indicatori per settori li abbiamo sul tema delle, diciamo, per esempio degli appalti, e stiamo lavorando per migliorare per esempio quello che riguarda il tema degli appalti.